Una vita da social, seconda edizione a Genova. Sì, è questa campagna itinerante della Polizia di Stato per la seconda volta a Genova, mira ad un'educazione nell'utilizzo di internet da parte dei giovani, perché appunto è una cultura ormai quella di saper navigare su internet ed avere consapevolezza di quello che viene fatto. Quali sono le maggiori criticità? Sicuramente, al di là appunto dei troppo frequenti ormai episodi di bullismo, c'è anche una cattiva percezione di internet che viene visto come un mondo virtuale, quindi quasi come se quello che viene fatto su internet non avesse delle conseguenze nella vita quotidiana, quindi questa è la prima, se vogliamo, criticità che abbiamo. Dopodiché ci sono episodi di bullismo, ci sono episodi di immagini che vengono diffuse senza il consenso degli interessati, ma anche sempre di più purtroppo immagini che i minori si fanno intime e che mandano magari al fidanzatino o alla fidanzatina, e così facendo ne perdono il controllo, quindi con tutte le ripercussioni che purtroppo possiamo immaginare. Cosa possiamo dire ai ragazzi? No, possiamo dire sicuramente di utilizzare internet in maniera diciamo anche spensierata, ma sempre avendo un occhio di riguardo a quello che viene fatto, senza sottovalutare appunto la natura reale di internet, avendo ben presente che quello che viene pubblicato su internet potrebbe rimanere su internet per sempre. Il fatto che quando siamo su internet non siamo anonimi, quindi anche le condotte che spesso nascono come scherzi, che poi degenerano, proprio nascono dal fatto che si pensa di essere anonimi in maniera erronea. E poi bisogna pensare anche al fatto che su internet la comunicazione diciamo è in qualche modo filtrata, non traspare tutto quello che noi diciamo, manca tutta quella che è la comunicazione non verbale, quindi i gesti, il ritmo della voce, le espressioni del volto, e quindi quando noi dialoghiamo spesso dall'altra parte non sappiamo chi c'è e siamo portati a fidarci appunto di quello che ci viene detto, perché appunto manca questo contatto fisico. Alle famiglie un messaggio breve? Il messaggio fondamentale alle famiglie è che devono stare sempre a fianco dei minori, dei ragazzi, dei bambini quando navigano. Poi è ovvio che man mano che i ragazzi crescono il controllo sarà sempre meno preciso e puntuale, ma purtroppo traspare anche oggi, intervistando i bambini, parecchi bambini di 9-10 anni dicono che navigano da soli. Questo è sicuramente problematico. Cioè, i genitori devono sapere che internet è un mondo sì affascinante, ma sicuramente vanno controllati i bambini che ci navigano.